Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui vi parleremo faccia a faccia, quindi ci vedete qui seduti all'interno del camper, perché vi vogliamo dire quanto ci è costato il nostro viaggio in Grecia di 3 mesi. Diciamo che se siete interessati a fare un viaggio in Grecia, queste sono le spese 2024 che abbiamo sostenuto noi. La spesa come sempre è carissima, perché abbiamo speso in 2 puntate 35 e 25 comprando veramente poco. I supermercati sono carissimi. Comprando niente. Il cibo per i cani costa poco, quindi probabilmente sì, però potremo mangiare quello. Ci siamo stupiti di quanto sia cara la Grecia. Abbiamo speso, per dire, più o meno uguale in Svezia, per farvi capire. I supermercati in Grecia sono davvero cari, all'incirca più o meno abbiamo capito il 30% in più rispetto all'Italia. I prodotti che compriamo bene o male sono sempre quelli. 4 euro, 7 euro, 1,25. In Italia costano? Al Mercadone pago 0,70. Paghiamo 0,99 noi. In Italia. Qua costa 2,29. 112,60 euro per una borsa di robetta. E mentre in Italia una spesa del genere ci costava magari 70 euro, 80, magari a volte se compravamo qualcosa in più, che so, tipo l'olio, in Grecia spendevamo 100, 110, 120, una volta abbiamo speso anche 150 euro. E calcolate che comunque stiamo parlando del Lidl, quindi già di una sorta di discount. Se andate nei supermercati, diciamo di livello normale, che abbiamo provato, sono ancora più cari. Magari fate anche 50-60 km senza un supermercato. Qua facciamo una postilla: supermercato intendiamo un supermercato, un grande supermercato, non un piccolo mini market del paesino, del campeggio, perché lì sennò i prezzi raddoppiano ulteriormente. Altro supermercato, altro giro, altra corsa. 5 euro due scatolette di tonno. Aspetta, niente, l'illusione è durata pochissimo. Il prezzo c'è, 89 più o meno. Mozzarella, mascarpone, sì, cioè, 1,20 euro, una lattina. Non lo diciamo solo noi, anche i greci con cui abbiamo parlato si sono lamentati del fatto che i prodotti costano carissimi, che i prezzi sono assolutamente turistici e loro stessi fanno fatica. Sì, sono fatti apposta questi mini market che ci sono in questi paesini di mare, sulla costa, così. Sono fatti apposta per spennare, tra virgolette, i turisti. Per fare la spesa è come andare al ristorante stellato, praticamente. Anche tipo una classica bottiglietta di bagnoschiuma normalissimo a 7-8 euro. Sì, perché, oppure tu quando cercavi la pasta senza glutine, vabbè, 6-7 euro un pacco di pasta. Ma neanche mezzo chilo, ce n'è. Non è mezzo chilo questo. Facciamo un'altra parentesi per chi come me purtroppo è un po' sfigato, passatemi il termine in maniera ironica, che non ha delle intolleranze o comunque non può mangiare il glutine. Manu, c'è il reparto senza glutine. Reparto? Sì, vabbè, 4 scatole però. Datevi la roba da casa. Uno, perché in Grecia è praticamente impossibile trovare questi prodotti anche nei grandi supermercati. E due, perché comunque costano tantissimo. Tanto, molto caro. C'è più scelta per i cani che per gli umani. Sì, è vero. Un'altra cosa dei supermercati di cui ci siamo stupiti è il fatto che non si trovano molti prodotti che noi siamo abituati ad acquistare in Italia. Europa, in Europa. In Europa, esatto. È stato l'unico paese europeo dove siamo stati dove certi prodotti sono completamente introvabili. Ad esempio i ceci. Tutti, finiamoli tutti, super, subito. No, 2 mesi che non troviamo ragazzi, i ceci. Questa è una scoperta più unica che rara. I ceci precotti. Noi li usiamo perché facciamo l'humus. Sono i ceci, ma sono da cuocere, sì. Non secchi, che ci vanno 2 ore. Cuocere i ceci sul camper non ha senso. Solo praticamente yogurt greco. È tutto yogurt greco. No, niente. Abbiamo provato l'altra volta ed effettivamente è yogurt normale, non greco. Sarà proprio super light, però almeno
comunque però... si trovano quegli yogurt pieni di zuccheri, sì, tipo quasi dolcini, quasi dolci, dessert, esatto, che comunque non esatto, sono né esatto, sani né esatto, buoni. Hanno tanti prodotti tipici loro, quindi esatto, yogurt greco, tutti i loro prodotti, sono delle file complete dedicate solo alle caramelle, ai dolcetti, alle patatine, salami su salami su salami insaccati, proprio delle peggiori specie. Una selezione di robe improbabili. Sembrano quelle che dai ai cani. Insomma, vabbè, avevamo avuto un po' di problemi a fare la spesa anche in Finlandia. Anche in però Finlandia, non più così, o meno. Non no, così però tanto, se ne trovavano molti di più prodotti. Sì. Però noi siamo stati in Grecia 3 mesi. Ma se voi andate 2-3 settimane, vi consigliamo di farvi una bella spesa, di riempirvi il camper di prodotti che poi là magari fate fatica a trovare. Se andate in piccoli paesini dove c'è il market di paese che veramente sono sforniti, sì, sì, sforniti. Altra cosa appunto di questi mini market che si trovano nei paesini, hanno 3 prodotti, boh, fine. Poi al di là dei supermercati, i ristoranti comunque costano relativamente poco. Sì, andare a mangiare fuori, no, almeno dove siamo andati noi, sì, in posti abbastanza molto tranquilli. Sì. Adesso posti chic, lussuosi, ovviamente non sì, no, no vabbè, certo. Però se andate nelle classiche taverne, prendete il giusto. È fattibile. Anche poi, bere, sì, 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 prezzi sì, super onesti, sì, è vero. Il gasolio, il carburante praticamente costava come in Italia. Le autostrade sono molto care, infatti ecco, le abbiamo assolutamente evitate, se non per sbaglio. Anche lì le autostrade ci sono fino a un certo punto, cioè ci sono che collegano i grandi centri. Se cominciate ad andare magari sì, in fondo, certo, alle penisole, isole, le cose, anche lì le autostrade, le strade sono quelle che sono. Diciamo che secondo noi, secondo la nostra esperienza, la Grecia è seconda alla Norvegia come costi, sì, del cibo nei supermercati, sì, eh, sì, cioè Norvegia che è molto più cara, poi dopo viene la Grecia, sì. Le fagioli e una confezione di yogurt 21 euro, abbiamo comprato niente, senza parole. Ma io non so come fanno questi che vivono qua a vivere. Altra spesa importante che c'è stata, nel totale che vi diciamo tra poco, ovviamente è stato il traghetto col camping on board da Bari a Igoumenitsa. E quello ve lo diciamo subito solo il prezzo. Andata. Traghetto 282 euro. Poi c'è stato il traghettino per Elafonissos, 50 euro andata e ritorno, che è comunque un po' caro perché è una tratta veramente breve, 10 minuti. Ma veniamo al totale di questi 3 mesi in Grecia, attenzione, tutto compreso, quindi anche compreso il traghetto, che i traghetti che vi abbiamo detto ora, gasolio e cene fuori, che vabbè, beh, sono state 4-5. Abbiamo anche visitato tanti musei, i prezzi dei biglietti d'ingresso dell'acropoli, degli altri siti archeologici, tanti siti archeologici che comunque costano circa dai 12 ai 20 euro a testa, comunque se ne visiti tanti anche quello è un costo. Assolutamente, non abbiamo comprato cose in giro, souvenir, non so, abbigliamento, non abbiamo acquistato nulla a differenza di altri paesi. Comunque il nostro viaggio, la nostra permanenza in Grecia in questi 3 mesi ci è costata 3.000 euro, praticamente 3.000 euro, tondi tondi, puliti, sì, tondi tondi, 1.000 euro al mese, è tanto, è poco, secondo noi, per la nostra esperienza di viaggio in tanti altri paesi in Europa, è un po' caro, pensavamo di spendere molto di meno, di solito la media è sui 700 euro al mese, 800. L'abbiamo superati, ma perché appunto la spesa è veramente molto cara. Sì, comunque calcolate ragazzi che in 3 mesi forse saremmo andati a dormire in campeggio, boh, in un totale, 2 campeggi. In un totale due, una settimana. Sì, forse abbiamo fatto 3 notti e 2 notti. Sì, diciamo una settimana in campeggio. Campeggi hanno dei prezzi super onesti. Ecco, i campeggi hanno dei prezzi super onesti rispetto che l'Italia o altri posti. Con una trentina di euro a notte, a notte dormi, diciamo che dormi un po' dappertutto. Anche in bei campeggi, sì, tra l'altro. Anche con tutti i servizi, eventualmente, sì, tipo le meteore con 25, acqua calda, elettricità, piscina, ok, sì, il campeggio era vecchio, era quello che era. Però diciamo che siamo onesto, andati in campeggio quelle 2 volte perché dovevamo fare le lavatrici, anche questo è un'altra, diciamo, nota dolente, ah, tra virgolette, sì, della Grecia, non si trovano tanto le lavatrici in giro, anzi, no, praticamente non ci sono. Quelle a gettoni. Le lavatrici, quelle classiche che siamo abituati noi a utilizzare nei viaggi, che ci sono in praticamente tutti i paesi tranne in Svezia, non le abbiamo trovate in Grecia, non ci sono. Quindi forse ad Atene, non lo so. Siamo stati costretti ad andare in campeggio. Esatto, ecco, quindi siamo andati in campeggio probabilmente per fare le lavatrici, altrimenti avremmo evitato di andare probabilmente. Vabbè, a parte quando si è allagato il materasso, poi dovevamo un attimino capire, no,
sistemare eccetera, però diciamo che il campeggio non è una grande spesa, forse in questo totale saranno 150 euro di campeggio. Però siamo stati una settimana in totale, cioè, comunque abbiamo praticamente il discorso abbiamo sempre fatto libera, quindi quella spesa lì praticamente non è esistita, cioè per i pernottamenti. Quindi fateci sapere secondo voi se 3.000 euro per 3 mesi sono tanti, sono pochi, oppure se sono giusti. Ricordiamo che noi siamo solo due, non abbiamo figli, animali, quindi anche quello diciamo aiuta. Poi calcolate che noi stando tanti mesi in giro, viaggiando tanto, dobbiamo rimanere entro un budget. Ovviamente se vai in vacanza, come quando andavamo in vacanza noi, tra virgolette non badi a spese, o che noi non è che andiamo tutte le sere a mangiare fuori o al bar o siamo abbastanza tranquilli da quel punto di vista lì. Però diciamo questo video per dirvi che la Grecia non è così economica come pensavamo. Il senso del video è questo: i supermercati sono molto cari, molto 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 cari. Fateci sapere se questi video vi sono utili, se vi abbiamo aiutato, se vi piacerebbe andare in Grecia oppure no dopo quello che vi abbiamo detto. Se ci siete stati, la vostra esperienza, se anche voi pensate di aver speso tanto oppure no. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!